stata fatta un'analisi importante. Mancano 128.000 figure professionali, che sono quelle intermedie tra l'istituto superiore e l'università. E guardate, le grandi difficoltà sono arrivate proprio dalle università. Si sta provando ad aggirare il fenomeno, questo tipo di intervento, attraverso le fondazioni universitarie, cosa che è un po' diversa. Quindi è un problema non solo sentito dalle industrie, che hanno necessità di formare in maniera specifica, come diceva appunto il sottosegretario Durigon, ma ormai è diventata un'esigenza. Pensate che la Germania ne forma 300.000 all'anno di queste figure, quindi noi paghiamo veramente uno scotto esagerato da questo punto di vista. Ultima cosa, scusa perdoni, perché è la cosa che ci rende di più, che purtroppo fino ad oggi in Italia la formazione non è servita a formare, in tanti casi non è il caso suo, ma è servita a ingrassare i formatori. Bravo. Questo ce lo dobbiamo dire, perché ragazzi, io quello che ho visto della formazione in Italia, la gestione della formazione in Italia è stata devastante. Quindi quando si parla del cambio, guardate, io su questo lo voglio dire, perché sono davvero, mi perdonerete, ma il cambio di cultura non lo diamo soltanto, allora poi mi tengo della classe politica, no? Perché io sono un politico, sono un sottosegretario, sono stato eletto, sto facendo politica. Il cambio di cultura non passa solo attraverso noi, passa anche attraverso i cittadini. Questo ultima, però poi scappo, lascio Marco. Buonasera a tutti, sono Stefano Coroleo e sono funzionario dello Stato. Per lavoro mi reco presso spesso e volentieri delle aziende del Nord Italia. E queste qua hanno bisogno urgentemente di, essendo l'Italia un paese manifatturiero, hanno bisogno di figure professionali quali saldatori e meccanici, che noi in Italia non abbiamo. Come diceva il sottosegretario, l'Italia oggi, quando cambiamo canale, vediamo sempre che ci sono trasmissioni di cuochi, e questo è quello che noi insegniamo ai nostri giovani, a diventare chef, però poi le nostre aziende soffrono, e chi prende, per dire, i fondi per la formazione è queste figure che deve formare, non a fare le mozzarelle, a fare queste cose qua. Noi abbiamo bisogno di figure professionali valide, che lavorano il ferro, che siano saldatori, che siano, sappiano tenere una lima in mano, perché nelle nostre aziende del nord ci sono tutti albanesi, marocchini, gente che lavora eccelsamente, ma gli italiani non ci sono più ormai. E come vogliamo fare per sviluppare l'economia, che è quella che traina un campo, cioè che traina un paese? Se noi non produciamo questo microfono, questo pezzo di ferro, cioè significa che noi non trainiamo l'economia, perché l'economia viene trainata dalla produzione, quindi è quello che dobbiamo sviluppare, la produzione. Nelle regioni... Domanda? Ecco, appunto. E questo è vero, insomma. Io dico, no, si possono creare delle scuole di formazione anche di saldatori, di queste figure professionali che mancano a sud. Ho pensato alla risposta, invece non ho stato adesso sicurato. Noi creiamo proprio degli albi, con il sistema nuovo informativo che creiamo con i centri per l'impiego, il famoso investimento, si creano degli albi che sono il fabbisogno delle competenze, sì, sia territoriali che anche delle competenze che ci sono in quel territorio, e dove non c'è competenza si può collocare tra Lombardia e Lazio, tra Lazio e Calabria, per trovare, mettere a sistema dove sono queste competenze e portarle a compimento. Quindi dopo questo servono l'investimento per il centro di impiego. Guardate, ci hanno provato a criticare un po' l'investimento, dopodiché registra, ci vuole del tempo prima che parte, però siamo il primo governo che mette i soldi sui centri per l'impiego. Io ci tengo a... perché questo è il punto, ha bisogno
debba essere lo Stato a riconoscerlo e a dare risposte ai cittadini. Ultima risposta che do, mi arriva una domanda veloce, invalido civile, allora, tutte le persone invalide, non invalide, che hanno un reddito inferiore ai 9.360 ISEE possono fare domanda e avranno l'integrazione fino a 780 euro che abbiamo messo in questo momento.